di Vallo della Lucania ha accolto un ricorso in materia di eleggibilità proposto da alcuni consiglieri di minoranza, dal dottore Caroccia, dal Caroccia Mario e dal signor Corcillo Giuseppe. È stata contestata al sindaco e ai consiglieri di maggioranza individuati nel ricorso la sussistenza della causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 60 del testo unico sulle elezioni amministrative, articolo 60, primo comma, numero 11, cioè non possono accedere alla carica di consigliere comunale coloro i quali rivestono una, ecco, testualmente la norma dice, gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia. Ecco, il primo caso simile sul territorio cilentano, avvocato? Sul territorio cilentano sicuramente sì. La questione è di grande interesse perché diciamo che negli ultimi tempi i comuni, per tentare di ottimizzare lo svolgimento dei servizi pubblici, costituiscono delle figure privatistiche, oggi addirittura si ricorre a un tipo particolare di fondazione, attraverso i quali poi gestiscono questi servizi pubblici. Queste fondazioni in realtà spesso e volentieri, o queste entificazioni, altro non sono che diretta promanazione dell'ente. Nella specie era stata costituita una fondazione, la fondazione Veteres, che in realtà aveva come presidente il sindaco e come per i primi 5 anni come consiglieri di amministrazione l'intera maggioranza, i consiglieri di amministrazione. Che cosa succede? Tutti questi soggetti, per carità ottime persone, avrebbero dovuto dismettere la loro posizione prima di presentare la candidatura per le nuove elezioni. Perché? Perché la legge vuole evitare, l'articolo 60 nella specie primo comma numero 11, che coloro i quali si trovano in questa duplice situazione di amministratori e di soggetti che utilizzano sostanzialmente, esercitano delle funzioni pubbliche, si trovino in una situazione di vantaggio rispetto agli altri. Anche perché la fondazione è beneficiaria anche di importanti finanziamenti. Esatto, allora che cosa è successo? Il Tribunale ha rilevato una, addirittura oltre che una dipendenza della fondazione dal Comune, addirittura una sorta di immedesimazione fra organi del Comune e organi della fondazione. E questo fatto, insomma, purtroppo crea una situazione che vulnera il principio fondamentale che presiede la serenità dello svolgimento delle operazioni elettorali. I cittadini che si presentano alle elezioni si devono presentare in condizioni di parità. Ma a questo punto che cosa accade? Il sindaco e i consiglieri vanno a casa direttamente o no? Che cosa succede? Assolutamente no, perché il decreto legislativo 150 del 2011 che disciplina le conseguenze di una pronuncia di decadenza per ineleggibilità stabilisce che ove venga proposto appello nei 30 giorni, la sentenza viene sospesa ex lege nella sua esecutività. Per cui, diciamo così, gli eventi successivi sono da valutarsi in relazione al comportamento. Ecco, che lei sappia, hanno già presentato ricorso o ancora no? No, guardi, il ricorso va notificato allo Stato, le posso assicurare, la sentenza è del 16, nel mio domicilio eletto in Vallo della Lucania non è stato ancora proposto l'appello. Chiaramente sarò il primo ad esserne informato. Comunque i resistenti hanno 30 giorni di tempo, quindi hanno tutto il tempo per proporre il gravame. Diciamo che restiamo in attesa delle loro determinazioni, è evidente che la parola definitiva la si potrà avere o dopo il decorso senza la proposizione dell'appello verso l'ordinanza, in qual caso avremo la efficacia di giudicato. Così come dice il codice di procedura civile all'articolo 704 quater, oppure praticamente se ci sarà
diciamo così, il ricorso in appello, vedremo quale sarà l'avviso della Corte di Appello. Sta di fatto che la sentenza del Tribunale è una sentenza molto articolata, non so se lei ha avuto la possibilità di riguardarla attentamente. 12 pagine, se non è una sentenza che, diciamo così, fonda le sue radici in una sentenza del 92 della Corte Costituzionale e compie un ampio ed elegante excursus su tutta la giurisprudenza che poi si è, diciamo così, già espressa in relazione ad una identica causa di ineleggibilità già vigente nella legge del 1900.